L'Europa sotto la cappa di una delle più forti ondate di calore della storia recente. Un luglio così torrido forse non è mai stato registrato. Pesantissime le conseguenze soprattutto nel sud del continente, ma l'anticiclone africano, l'ennesimo di quest'estate, si farà sentire anche a latitudini più alte. In Spagna la situazione è più grave, dove si contano al momento ancora una ventina di incendi fuori controllo, dalla Galizia alla Catalogna fino all'Andalusia. A Malaga, una delle mete turistiche più frequentate, migliaia le persone evacuate, residenti ma anche tantissimi turisti, quelli che ogni estate arrivano da tutta Europa per godere del sole, del mare e delle spiagge della seconda città andalusa. Si contano centinaia di morti in tutta la penisola iberica e non solo per gli incendi. In Spagna il caldo estremo ha ucciso finora almeno 360 persone solo negli ultimi 7 giorni, nella stragrande maggioranza anziani o persone con uno stato di salute già compromesso. In Portogallo, dove è stata registrata la temperatura più alta di questo luglio infuocato, 47 gradi, sono più di 200 le morti associate al caldo. In Francia le cose non vanno meglio, le fiamme continuano a bruciare intere aree boschive, soprattutto nel sud-ovest del paese, nella regione della Gironda. Oltre 17.000 le persone evacuate e trasferite in rifugi temporanei. Allarme caldo anche in molte città inglesi, compresa Londra, dove in settimana sono attese temperature vicine ai 40 gradi, un record assoluto per la Gran Bretagna. 37-38 gradi anche in Olanda e in Germania, dove l'allerta incendi sta mobilitando centinaia di uomini e mezzi dei vigili del fuoco.